Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi consueto appuntamento con i prodotti preferiti del mese, in questo caso del mese di settembre 2015. Parto subito perché ho da mostrarvi, come sempre, tanti prodotti. E per quanto riguarda la categoria primer, io ho usato veramente tanto, infatti sta per finire e l'ho utilizzata anche stamattina, questo prodotto di L'Oreal che si chiama Glam Bronze GG Cream. GG sta per Genius Glow, è un prodotto che L'Oreal definisce come una BB cream in gel ad effetto abbronzante, quindi è una specie, diciamo, di bronzer liquido che dona un effetto sun kissed, un effetto pelle baciata dal sole. Ha una texture abbastanza leggera che si assorbe facilmente, lascia la pelle morbida e idratata, ha un SPF 25, una deliziosa profumazione tropicale. È un prodotto che non va ad aggiungere coprenza al viso, però dona colore, va ad esaltare l'abbronzatura, e in questo periodo mi è stato veramente utile perché nel mese di settembre gradualmente ho smesso di utilizzare le gocce magiche abbronzanti, autoabbronzanti sul viso, e quindi questo mi ha dato e mi dà quel tocco di colore che evita di far vedere, diciamo, lo stacco tra il viso e il collo e il resto del corpo, dove invece sono ancora evidentemente abbronzata. Quindi mi sono sicuramente trovata bene con questo prodottino molto economico, tra l'altro intorno alle 10 euro l'avrò pagato, di L'Oreal. Per quanto riguarda invece sempre la categoria primer, come minimizzatore dei miei amati pori dilatati, ho utilizzato questo prodotto che si chiama Pores No More Pore Refiner del Dr. Brand, che si trova da Sephora. La confezione è sporchissima, come vedete, ma io diciamo, l'ho usato tanto, come vedete volge anche questo al termine, ed è praticamente un prodotto formulato con microsfere e semi di lino, che dovrebbe offrire un duplice risultato: quello di ridurre la visibilità dei pori nell'immediato e lavorare anche per migliorare la grana, la texture della pelle giorno dopo giorno. E questo ha invece una profumazione leggermente mentolata, una texture che definirei cream to powder, perché praticamente scompare, diciamo, a contatto con la pelle. È un po' simile come concetto al Professional di Benefit, però sulla mia pelle il Professional di Benefit non ha un effetto grandioso perché dopo un po' mi lucida nella zona T, mentre questo prodotto è formulato espressamente per pelli miste e grasse, quindi questo problema si ha sicuramente in misura molto minore. È ottimo come base, io ne applico una piccola quantità solo nelle zone dove ho i pori dilatati, e può essere applicato anche sopra il make up per i ritocchi, quindi io lo utilizzo anche quando mi accorgo, insomma, di averne necessità. Nel bicchietto sempre una piccola quantità, i pori scompaiono e la lucidità è cancellata. Costa 47 euro, però devo dire che funziona nell'immediato. Il discorso dei benefici a lungo termine, purtroppo io credo che non li valuterò mai con diversi prodotti, perché bisognerebbe ovviamente utilizzare per diverso tempo è sempre lo stesso prodotto, cosa che io fantascienza per quanto mi riguarda. Sul fronte fondotinta invece non ho grosse news, perché sempre per questo discorso dell'abbronzatura non ho iniziato a testare dei prodotti nuovi. Ho acquistato la Core Perfect di L'Oreal, ho acquistato il Born This Way di Too Faced, però sono ancora colorazioni troppo chiare per me in questo momento, e quindi sto utilizzando, intervallandoli sì, oppure mixandoli se il risultato cromatico non mi convince, questi tre fondi che io adoro, e sono lo Studio Fix Fluid di MAC nella colorazione NC44, che è questo, sì. Verso tra una mezz'oretta metterà a fuoco, comunque lo conoscete tutti, il fondotinta di MAC, sempre di MAC, il Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation nel colore invece NC42, che ho veramente adorato questa estate, e infine il mio, come si dice, Infallible 24 ore matte di L'Oreal nella colorazione, in questo caso 30 miel, un fondo che, come vi dico sempre, ha un rapporto qualità-prezzo incredibile. Io lo
trovo circa 11 euro nella mia zona e l'ho fatto acquistare ad amiche, parenti, vicini di casa e sono tutti contenti di questo prodotto perché è veramente strepitoso. Questi tre fondotinta mi offrono quello che io cerco, coprenza, hanno un risultato comunque perfezionante sull'incarnato e una lunga tenuta. Per quanto riguarda la categoria correttori, per le discromie, squadra che vince non si cambia, io continuo ad usare il full cover di Make Up For Ever, questo è nella colorazione numero 10, è anche waterproof, quindi è una bomba questo correttore. Per il contorno occhi invece ho rispolverato uno dei miei correttori preferiti, si tratta del Double Wear di Estée Lauder, mi schiarisco la voce. È un correttore che ha una texture fluida, idratante, che lascia veramente, si assorbe facilmente e lascia morbida tutto il giorno la zona del contorno occhi. Ha una texture coprente, cioè nel senso ha un correttore che ha una coprenza sicuramente medio-alta, però non segna la pelle. Io lo applico direttamente, insomma, dal suo applicatore a spugnetta, ne deposito una piccola quantità quindi nella zona e vado, diciamo, a picchiettare con le dita fino a farlo assorbire. Il risultato è veramente perfetto, è un correttore molto perfezionante. Oltretutto ha una formula no transfer, quindi è fantastico perché ha lunghissima tenuta, ha una durata estrema questo correttore. E per quanto riguarda invece la cipria, ho usato quasi esclusivamente questa, che in realtà non è una cipria ma è un fondotinta, si tratta del fondo Forever di Dior in versione compatta, che io ho in questo formato, e questa è la colorazione numero 40 miel. Ok, e lo applico con il fantastico powder brush di Real Techniques, che è veramente morbidissimo. Questo fondotinta, vi dicevo, praticamente ha un risultato che mi piace sulla pelle perché aggiunge coprenza, è opacizzante, è facile da stendere e però non mi va ad evidenziare le zone secche della pelle e ha un risultato vellutato e non polveroso, quindi sinceramente mi piace, lo utilizzo infatti anche d'inverno sempre come cipria il Forever di Dior. Per quanto riguarda le palette invece, non posso non citare la Naked Smoky, che ho utilizzato tantissimo da quando ho ricevuto. Per me ha un'ottima combinazione di colori per creare sia look molto intensi da sera e anche make up leggeri e delicati da giorno. Gli ombretti sono assolutamente di qualità, setosi, pigmentati e si sfumano a meraviglia e sono bellissimi i quattro colori shimmer, ancora più belli i secondi quattro satinati, fantastici direi gli ultimi quattro opachi. In particolare io ho abusato veramente di Password, che è questo, diciamo, grigio opaco con, come si dice, grigio tortolo opaco con sottotono marrone. Comunque io adoro questa palette, la utilizzerò tantissimo per tutto il resto dell'inverno. Volevo poi segnalarvi una palettina piccolina di Make Up Revolution, una di queste, che si chiama Pure and Innocent. Questa deve essere sicuramente un omaggio di Machillalia su qualche ordine corposo che ho fatto. Come vedete è una palette di Baked Eyeshadow, quindi di ombretti cotti. E come vedete ha un pack, diciamo, molto economico, oltretutto semi distrutto perché l'ho utilizzata veramente tantissimo. L'ho utilizzata un giorno in particolare e mi è piaciuta, mi ha colpito tantissimo, perché in particolare mi ha colpito, è proprio attaccato il colloplicatore, sì, si è proprio attaccato, vabbè, mi ha colpito in particolare la terza colorazione, che sto ovviamente a mostrarvi, perché praticamente si tratta di un ombretto che è un dupe quasi perfetto del pigmento Blue Brown di MAC. È fantastico questo ombrettino, eccolo qua. Quindi è un ombretto duochrome che ha chiaramente una base marrone rossastra e dei riflessi azzurro verdi, chiaramente di conseguenza è anche dupe dell'ultimo ombretto della palette fantastica di Wet n Wild, che è la Comfort Zone, che è questo ombrettino qui. Sì, la palette in faccia mi stavo tirando. Ok, anche più pigmentato quello della palette di Make Up Revolution.
Quando vedo questa palette mi viene sempre in mente Agatha del canale Aghi 176, che l'adora come me e quindi la saluto. Allora, ecco qua, come vedete è ancora più pigmentato quello di Makeup Revolution, però gli ombretti sono molto simili, forse sopra ho esagerato, ecco sì, si vede più così. Avevo fatto due o tre strati e quindi si era perso il senso. E quindi, come vedete, sono molto simili tra di loro. Quindi questa è ancora più comoda perché ovviamente è in versione compatta. Cosa vi volevo dire in particolare? Che oltre al colore straordinario, che vale soltanto questo la palette, ma la texture di questi ombretti è fantastica perché sono veramente setosi, hanno tutti un finish luminoso, non sono polverosi, si sfumano alla perfezione. Veramente non sono ombretti, se non ce n'hanno nulla che invidia, da invidiare ad ombretti molto più costosi. Giusto per capirci, non voglio perdere molto tempo, però vi faccio soltanto un altro paio, uno swatch, qualche swatch di altri due colori, giusto perché per valutare la scrivenza di questa palettina, che ha un costo veramente irrisorio, ma un'ottima resa. Sono tutte nuance naturali, quindi abbiamo poi giù un rosa pallido chiaro e un pallido chiaro è fantastico, un rame, un tortora con glitter argento. Una scrivenza veramente incredibile, non ha veramente nulla da invidiare a prodotti più costosi. Sicuramente quello che manca in questa palette è chiaramente una tonalità scura, opaca. Al posto di uno di questi due, uno rosa e uno dorato, potevano benissimo inserire un marrone scuro per la definizione dell'occhio e sarebbe stata una palettina perfetta. Però parliamo di 3,25 euro, quindi 65 centesimi ad ombretto, e per me li vale soltanto il dupe del Blue Brown, quindi palettina veramente rivelazione. Per quanto riguarda invece l'ombretto singolo del mese, devo citare sicuramente un ombretto in un Vision d'ombre di Chanel, che è questo. Si tratta del Mysterio, che è l'ombretto uscito in edizione limitata nella collezione Blue Rhythm, che è un ombretto di un argento, diciamo quasi, cioè platino quasi, di una luminosità veramente, come dico io, imbarazzante. Bellissimo, ben utilizzato da solo sulla palpebra mobile, ma io l'ho apprezzato tanto anche per creare punti luce e sovrapposto ad altri ombretti in polvere. Questo è il Mysterio bellissimo di Chanel. Ok, poi passiamo all'eyeliner. Per quanto riguarda l'eyeliner, ho una rivelazione, almeno per me è stata una rivelazione. Parliamo sempre di Chanel perché credo di aver trovato l'eyeliner dei miei sogni. Si tratta dell'Ecriture di Chanel, quindi l'eyeliner in penna, che avevo acquistato l'anno scorso, credo, e non avevo mai utilizzato. Ed è di gran lunga l'eyeliner più semplice da usare che io abbia mai utilizzato. Proprio secondo me, per legge, tutte le donne dovrebbero avere in casa un eyeliner come questo, perché rende veramente facile l'applicazione, la realizzazione di una linea perfetta. L'applicatore è questo con la punta in feltro e in poche mosse riesce a realizzare un tratto assolutamente intenso, preciso ed omogeneo. È perfetto questo applicatore perché non è né troppo morbido né troppo rigido, è flessibile al punto giusto e crea veramente delle linee perfette, sia sottili che spesse. E la scrivenza di questo eyeliner è assoluta, direi, cioè il tratto è pieno e intenso con una sola passata, quindi non è uno di quelli che bisogna stare lì a cercare di fare una linea, voglio dire, avete capito, insomma, quel grigetto che poi bisogna ripassare per farlo diventare nero e non uniforme. Questo ha un tratto veramente strepitoso. La formula è ottima perché non cola, non è troppo liquido, non macchia, non si sgretola, non secca e si asciuga anche rapidamente. Il finale, a livello, diciamo, visivo, come effetto, diciamo, ha un finish che definirei un semi opaco. Non è un eyeliner waterproof, ma ha una resistenza estrema.
per me, cioè almeno su di me, non si muove di un millimetro, io lo trovo, lo strucco la sera come l'ho lasciato la mattina. No, l'unico difetto di questo eyeliner per il momento è il prezzo, perché costa 33 euro, però per me vale ogni centesimo. Sono curiosa di vedere quanto dura, perché in questo momento lo sto utilizzando da, diciamo, un mese e mezzo circa. Voglio proprio vedere se tra un po' mi abbandonerà oppure se è un prodotto, diciamo, che dura anche tanto. Poi, sempre per gli occhi, visto che ho utilizzato spesso ombretti grigi matti in questo periodo, complice anche la Smokey di Urban Decay, volevo segnalarvi questo eyeliner in glitter, che è di un brand inglese low costissimo, Collection 2000. Questo è un Glam Crystals Eyeliner, è un prodotto che avrò comprato su eBay da qualche venditore inglese, e mi ha veramente colpito. È un eyeliner di base argento, glitterato argento, ma ci sono anche dei glitter multicolor. Ma la cosa che mi ha colpito di questo eyeliner è proprio il tratto, perché ho acquistato diverse volte eyeliner con glitter. Un attimino, perché qua devo fare un tratto bello. Voglio che... mi sto tremando, non so perché, non sono emozionata, vi giuro. Ok, allora, la cosa che mi ha colpito è la quantità di glitter presenti in questo eyeliner, perché solitamente io faccio una linea con eyeliner con glitter e ottengo una striscia di gel, diciamo, trasparente con qualche glitter sparso, e questo vi assicuro che è una bomba. Cioè, sopra una linea nera di matita, con questo si ha un effetto veramente fantastico. Costa forse 3-4 euro, ma vi ripeto, per me è uno degli eyeliner in glitter più belli che abbia mai utilizzato. L'ho acquistato anche in verde, in blu, non so dove dovevo andare con questi colori, comunque questo è sicuramente quello più utilizzabile. E per finire, per gli occhi non posso non citarvi questa matita. Si tratta di una Multiplay di Pupa, è una matita triplo uso, si può utilizzare come eyeliner, come casual all'interno dell'occhio, scrive benissimo, e anche come ombretto sfumandolo sulla palpebra mobile. Né nulla da dire sulla formulazione di questa matita: è morbida e scrivente, ha un tratto, diciamo, preciso e uniforme ed è a lunga tenuta. Il colore è quello che per me è favoloso, perché si tratta di un prugna bellissimo. Io infatti la riacquisterò sicuramente nel momento in cui mi lascerà, perché mi sono proprio abituata tantissimo ad utilizzare questo color prugna, che è una bomba per esaltare gli occhi verdi, un'alternativa al nero, bellissima se avete gli occhi verdi. Ok, direi che possiamo procedere. Sopracciglia, sto cercando di finire questo prodottino di Essence, questa palette della collezione Hello Autumn dello scorso anno. Scusatemi, ma ho chiaramente un problema con la tosse, con la gola, che sono convalescente. Vi dicevo, sto cercando di ultimarla. Come vedete, questo colore volge quasi al termine. Mi sono trovata benissimo, fa il suo lavoro, è un prodotto anche questo molto low cost. Mi dispiace che non si trova ovviamente più, essendo una limited edition. A questo proposito, ho avuto una soffiata e ci sono in arrivo novità da Kiko, e questa volta non riguardano i rossetti fortunatamente, ma sono neanche smalti, sono in arrivo novità per quanto riguarda le sopracciglia, quindi credo che a giorni avremmo una novità carina da Kiko. NARS, cosa sto parlando di NARS? Mascara, perché nell'ultimo mese ho utilizzato quasi esclusivamente questa mini taglia del mascara di NARS Audacious. È un mascara che mi è piaciuto tantissimo, ha uno scovolino particolare che proprio va ad agganciare letteralmente le ciglia, ricopre interamente di mascara dalla radice alle punte, ma la cosa bella è che si aggancia alle sopracciglia, quindi alle ciglia, e quindi non mi sporco durante l'applicazione, che è una gran cosa per me. Mi piace tanto l'effetto di allungamento e di separazione, di definizione che offre questo mascara. Non so se si vede, ma io vi assicuro che io non ho le ciglia lunghe, e questo ha un effetto strepitoso. Non è molto volumizzante, però voglio dire, non si può avere tutto dalla vita, e mi piace moltissimo questo effetto proprio
come apre le ciglia. Oltretutto ha una formula fantastica, le ciglia restano morbide, non cola, non sbava, non fa grumi, non si sgretola, dulcis in fundo, si asciuga rapidamente e si strucca la sera molto semplicemente. Lo sapete che io amo le parole con ente, comprerò sicuramente questo prodotto in full size, senza dubbio. Blush, ne ho tre da mostrarvi rapidamente. Blush, perché l'ho aperto prima di mostrarvelo, blush bronzer di Benefit Dallas. È un blush che io ho amato veramente in questo periodo. Questa è la tonalità, è, io lo definisco un dusty rose, un rosa polveroso, praticamente è un rosa marroncino che sulla mia pelle vira al malva. Ora, l'ho visto, infatti ho letto diverse review e viene definito un rosy bronze, cioè proprio quindi un bronzo rosato. Sulla mia pelle non è bronzo rosato, come vi faccio vedere subito, è chiaramente un rosa marroncino che tende al malva. Ed è un colore naturale, per me strepitoso. Quando realizzo dei trucchi intensi sugli occhi o anche diciamo sulle labbra, questo blush è il mio preferito, mi piace veramente tantissimo. Non ha una pigmentazione estrema, ma è molto modulabile. Come finish è un satinato che ha qualche glitterino, me ne sono accorta ieri guardando proprio la gialla da vicino, però vi assicuro che sul viso io non ho mai visto nessuna particella luminosa. E vi ripeto che è un blush naturale, un tono molto naturale, di una bellezza veramente estrema. È molto sofisticato questo blush. Il secondo che vi mostro è di Max Factor ed è un cream puff blush numero 30 Gorgeous Berries. È un blush cotto, che ho acquistato quest'estate. Ha chiaramente la gialla marmorizzata, è molto bella la gialla, in rosa e in viola. La texture di questo blush è un sogno, è seta allo stato puro, è quasi morbido, sembra una texture quasi in crema, veramente favoloso. Ha una polverosità pari a zero, una texture, vi ripeto, fantastica, insieme ad un colore, ve lo faccio vedere già l'anteprima sul dito, ma è meglio qui, un colore che mi ha lasciato senza parole. Guardate che meraviglia che è questo blush. Ovviamente è un colore intenso, quindi bisogna andare andarci con mano leggera, ma è un sogno. Come vedete è un prugna rosato, intenso, cioè un violetto strepitoso, veramente un blush strepitoso, sia per quanto riguarda proprio la consistenza che la colorazione. Voglio sicuramente vedere anche le altre colorazioni, ce ne sono mi sembra 6 o 7. Comunque è validissimo questo prodotto, ha un prezzo di 8 euro credo di averlo pagato. Ultimo blush, non mi dilungo perché lo avete visto ieri nel video MAC, ed è praticamente questo fantastico Burn Pepper, un colore strepitoso per l'autunno. Si tratta in questo caso di un terracotta caldo con una punta di rosso all'interno, un colore bellissimo veramente per l'autunno. Vi faccio anche di questo uno swatch. Un colore caldo favoloso è quello che indosso stamattina, ma me lo avete visto indossato in tantissimi video nel mese di settembre. Eccolo qua, questo è il Burn Pepper. E questi erano i miei 3 blush preferiti. Per quanto riguarda invece la categoria, mi mancano 5 minuti, ce la posso fare, la categoria bronzer, contouring, illuminanti e setting powder per la zona del contorno occhi, ho usato quasi esclusivamente lei, la fantastica Olympia di Mulac, una palette che contiene 8 tonalità per contouring e highlighting e ha un costo di 44,90 euro. Ho iniziato a utilizzare questa palette nel mese di agosto e devo essere sincera, non è stato amore al primo utilizzo, per un semplice motivo: queste polveri hanno solo un difetto, che è l'estrema pigmentazione, quindi ho dovuto veramente prendere la mano. Adesso sono diciamo abituata ad avere a che fare con loro ed è veramente una palette che io sto adorando. Le polveri hanno una grandissima qualità, sono veramente setosissime e facili da sfumare. Per me è anche un ottimo prodotto
come dire, come rapporto qualità-prezzo, perché è vero che non tutte le cialde si utilizzano contemporaneamente sulla propria pelle per contouring, è chiaro questo discorso, per esempio anche come bronzer, io quest'estate, no, non fa riflesso, e quest'estate preferivo utilizzare questa tonalità qui come bronzer, adesso invece sto utilizzando questa, quindi questo è indubbio, però vi assicuro che è una palette multifunzione, ha una serie di proprietà nascoste, di qualità nascoste, perché innanzitutto queste tonalità sono fantastiche come utilizzate come ombretti, sono dei marroni matte veramente favolosi. C'è proprio una pigmentazione, come vi dicevo, estrema. In più, per esempio, questo per me è perfetto, l'ho utilizzato anche stamattina per riempire le sopracciglia, quindi una palette con la quale si può fare veramente di tutto. Vi farò sicuramente una review specifica solo su questo prodotto, però mi premeva dirvi che io l'ho trovata molto valida. In questo periodo praticamente utilizzo queste tonalità che vediamo di qua, che sono Ipno, un marrone chiaro, neutro, opaco, Ade, questo come bronzer, ed è invece un marrone chiaro caldo, Zeus è questo colore qui, ed è il colore che io amo più di tutta la palette messa insieme, perché è un illuminante opaco giallino, è un prodotto perfetto per settare il correttore e illuminare tutta questa zona del contorno occhio. Praticamente dopo il correttore, stamattina ho fatto un disastro perché il correttore l'avevo già lasciato qui da ieri sera, quindi praticamente mi vedete senza correttore, solo con la polvere di Mulac, e quindi in questa zona ha un effetto illuminante pazzesco questo prodotto. Poi voglio dire, basta questo se mattina, se volete un effetto illuminante delicato, se invece volete un effetto più illuminante, più appunto strong, potete sullo zigomo fare una spolverata con Eros, che è questo illuminante chiaro invece oro, che è un oro molto chiaro. Giusto per capirci, vi faccio un paio di swatch di questa, di queste quattro colorazioni che vi ho menzionato. Tanto devo stoppare un attimino il video perché sta finendo lo spazio, e quindi ho la possibilità di farvi vedere i quattro colori che utilizzo in questo momento. Comunque presto vi farò una review specifica. Quella in polvere invece non l'ho ancora aperta, in polvere, sì, quella per il contouring in crema non l'ho ancora aperta, che si chiama, mi sembra Olimpia, Atene, vabbè, quella lì. Allora, giusto per capirci, ok, e queste sono le colorazioni che io sto utilizzando in questo momento, quindi abbiamo Ipno, Ade, Zeus che è favoloso, e poi Eros. Ok, io faccio una pausa così mi ripulisco e finiamo con le labbra. Ed eccomi di ritorno per completare i preferiti del mese con i prodotti labbra. Per le labbra, dopo un periodo estivo pieno di fucsia, corallo e colori comunque intensi e accesi, questo mese di settembre ho gradito molto le tonalità invece nude, dei rossetti, quindi prevalentemente sul marroncino caldo, perché sapete che si sposano bene con il mio incarnato con chiaro sottotono giallo. E vi propongo, ho molto di due combo, in particolare quindi questa di Wycon, che è composta dal rossetto numero Matte Sublime 623 Mandorla, che è questo rossettino che ha un colore per me bellissimo, perché è proprio il colore della mandorla, guardate che bello, ma diciamo lo conoscete perché l'ho già indossato più di una volta, ed è questo marroncino caldo con una evidente punta di arancio, però assolutamente non è un colore diciamo sgargiante, un colore acceso, è una nuance veramente bellissima, è perfettamente abbinato alla sua matita Wycon in legno numero 30 Mandorla, appunto, veramente una combo fantastica. Ecco qua, bellissima questa idea di Wycon di abbinare i rossetti con le matite, così non si vanno quindi a alterare i colori dei rossetti, veramente splendida questa idea.
L'altra combo che invece voglio mostrarvi è un rossetto di MAC, che è quello che sto indossando, un rossetto MAC Matte, ed è il Persistence o Persistence, che è uscito tra i rossetti matte di quest'estate, del mese di agosto. È un rossetto che MAC descrive come un pesca cannella, infatti è proprio un cannella pescato, con un sottotono caldo, ma veramente poco aranciato. Infatti, se notate, è un rossetto che è molto più arancio nello stick che non indossato, è proprio uno stick ingannatore. Infatti, questo è il colore del rossettino, lo vedete sul braccio. In questo caso, invece, ho utilizzato una matita di NYX, che è la 822 Coffee, che praticamente con questo rossetto sono separati alla nascita. Guardate se non sono identici, proprio la matita del rossetto MAC la trovate nella gamma, quindi di NYX, molto economica, non ricordo il prezzo, ma costano sulle 4, circa 4-5 euro. E queste erano le mie due combo preferite per le labbra nel mese di settembre. Sugli occhi invece ho realizzato un make-up con la palette Deborah Milano, la numero 07 Zafferano, questa che ovviamente sto tenendo in mano, delle ultime Perfect Smoky Eye Palette, bellissima, vi confermo, la texture favolosa, la colorazione di punta, come vedete, questo bellissimo arancio corallo zucca, perfetto per make-up per Halloween, bellissimo comunque, veramente un trucco molto bello e molto autunnale e caldo. Io, come al solito, ho parlato troppo, spero comunque di esservi stata utile, e vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.